Sì. רב, רציתי לשאול על המילים האלה, אנחנו נתאספנו כאן. מה זה נקרא ש... vorrei domandare riguardo queste parole, noi siamo riuniti qui. Che cosa vuol dire che noi siamo riuniti? Qual è questa azione? Bene, quando noi passiamo attraverso un certo cammino, noi sentiamo che non siamo noi, che il Creatore ci ha riuniti e che a partire dal fatto che ci ha creati, che ci ha formati in questi desideri interni, in queste qualità esterne ed interne, in questa maniera Lui ci riunisce in una certa maniera per avvicinarci. E nella misura, in questa misura, noi siamo coscienti. Ma noi siamo capaci di essere in una società. Ragione per la quale noi dobbiamo continuare così. Noi siamo stati riuniti da Lui e non c'è nient'altro che Lui. Se è Lui che ha provocato il fatto che noi siamo qui insieme, è Lui che organizza queste connessioni per noi, chi si avvicina, chi si allontana, quelli che sono in una forma di movimento, e in fin dei conti è il Creatore che lo fa. E che fa queste azioni su di noi, attraverso questo noi possiamo avvicinare, comprendere qual è l'obiettivo, in fin dei conti noi dobbiamo fare una tale connessione tra di noi che il Creatore comincerà a essere rivelato e noi cominceremo a sentire queste azioni in tutte le nostre forze, nel nostro spirito, nel nostro cuore, va bene? Domanda. Quindi quando scrive noi siamo riuniti qui per stabilire una società, questa azione di stabilire, fondare una società è una cosa che facciamo oppure? Rav, sicuramente no, è il Creatore che fa tutto e solamente Lui, solo. Ed è per questo che non è possibile che ci siano delle azioni che siano tra noi. Tutto quello che noi facciamo è rispondere e cercare di rispondere correttamente a quello che il Creatore ha tirato su di noi. Domanda, allora cosa vuol dire stabilire una società? Cosa vuol dire? Una società è un gruppo, questa stessa decina, che decide di avvicinarsi al Creatore avvicinandosi a te. Allora adesso cerchiamo di riassumere questo articolo e abbiamo parlato ancora che consideriamo che è un grande obiettivo. È l'obiettivo che fa questo, siamo noi, il Creatore o noi? Attraverso questo noi siamo i suoi partner, noi cerchiamo, noi facciamo uno sforzo, ma in effetti il lavoro è suo e la richiesta è nostra. Domanda, allora qual è la nostra parte nel raggiungimento dell'obiettivo? Noi cerchiamo e noi ci connettiamo per vedere in che misura noi non siamo capaci di farlo con le nostre forze egoistiche corporali e noi domandiamo che Lui faccia delle correzioni su di noi. Domanda, e alla fine una persona sente sempre che noi vogliamo questo? Sì, questo è il principale, ma alla fine raggiungere l'obiettivo, questa azione finale, è il Creatore che lo farà? Certo, sì, allora come farlo? La fine dell'azione comincia dall'azione preliminare e noi ci connetteremo come un uomo in un solo cuore.